Amici telespettatori, ci siamo, vale il solito detto, il solito brocardo, non è venerdì se non è Polifemo, se non c'è Polifemo. Siamo qui, abbiamo ripreso Polifemo Dibattiti perché ci eravamo così ampliati attraverso Polifemo Eventi, Polifemo Il Fattaccio, ma l'essenza proprio di Polifemo è il dibattito, il cuore pulsante, così come il compianto Lello Orzella volle sin dall'inizio proprio di questa felicissima tradizione di trasmissioni. Beh, questa sera parleremo di tanto, partiremo ovviamente dall'amministrazione comunale di Taranto e affronteremo varie tematiche, vari aspetti, la questione tanto... lo stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per quanto riguarda la partecipazione di Taranto ad un evento di caratura internazionale, una gara internazionale, una tappa internazionale di gare di catamarani, ma poi parleremo anche della questione ambientale e il ruolo che l'amministrazione comunale sta svolgendo, anche il rapporto tra sindaco, tra amministrazione comunale e governo centrale. Parleremo anche di situazioni interne al centrodestra e al centrosinistra, ma non vi dico altro, andiamo subito a presentare gli ospiti, a cominciare dall'avvocato Dante Capriulo, appunto è consigliere comunale di Taranto, eletto nella lista per Taranto, e il buonasera e il dottor Antonino Toni Cannone, vicepresidente del Consiglio Comunale di Taranto. Proprio in questi giorni ha lasciato il gruppo politico di appartenenza Fratelli d'Italia, ci spiegherà le ragioni di questa sua scelta, ma ha già ribadito che rimane comunque opposizione, un'opposizione che però si sostanzierà in uno spirito di civismo. E allora, buonasera Cannone, grazie per essere qui con noi. Grazie. Intanto vi diciamo che non usiamo le mascherine, non perché vogliamo contravvenire alle disposizioni, né perché siamo negazionisti, lungi da noi follie simili, ma perché comunque stiamo rispettando le prescrizioni di distanziamento a tal punto che non è necessario usare le mascherine. E allora partiamo da questa situazione che ha creato parecchie, da questa scelta dell'amministrazione comunale che ha creato parecchie polemiche. Dicevo, l'amministrazione comunale ha speso, ha investito, ha messo a bilancio la cifra complessiva in due esercizi, in due annualità, di 2 milioni e mezzo di euro per la partecipazione di Taranto. Taranto ospiterà nelle sue acque una tappa di una gara internazionale di catamarani. Certamente un evento di caratura internazionale, certamente promuoverà il territorio perché Taranto sarà protagonista insieme ad altre città di livello internazionale, però la domanda che le pongo, Capriulo, ma il gioco vale la candela? Cioè questa cifra, che comunque è una cifra importantissima, e poi bisogna vedere se questo investimento avrà un ritorno quantomeno pari economicamente alla cifra che è stata messa in bilancio. Insomma, Capriulo, vedendo queste cifre, mi consenta la battuta, ma mi sembra un po' di belliana memoria questo stanziare cifre in misura molto ma molto cospicua, molto ma molto roboante. Ma io ovviamente non farei questi paragoni perché diciamo non vorrei ritornare a quei periodi. Detto questo, è ovvio che la cifra di per sé è una cifra importante, è una cifra che diciamo merita attenzione, perché ognuno di noi, anche quando spende un euro, deve sempre fare riferimento che sono soldi pubblici e vanno spesi per bene. Noi l'abbiamo deliberata come Consiglio Comunale nel nostro ruolo di indirizzo in un'ottica che guarda ai Giochi del Mediterraneo del 2026, cioè noi abbiamo voluto fortemente questo obiettivo
che sta all'interno di un'idea di rinascita, di cambiamento della città, che sono l'appuntamento appunto dei giochi del Mediterraneo. Ma per poter arrivare a quell'appuntamento è ovvio che questa cosa va preparata, perché lì sarà un mese di iniziative, ma che devono arrivare al termine di un percorso che tra l'altro è fatto anche di rinnovamento dell'impiantistica, di finanziamenti che arriveranno. E da questo punto di vista c'era già l'idea nella costruzione dei giochi del Mediterraneo di organizzare una serie di eventi traino che portassero poi ai giochi del Mediterraneo, che del 2026, che avendo diciamo il nome del mare, è chiaro che preferibilmente devono essere anche legati al mare. Quindi si è prima fatto un tentativo con una manifestazione di carattere internazionale, l'Ocean Race, dopodiché quel tentativo non è andato a buon fine per problemi di diritti, e adesso c'è stata questa opportunità, una scelta che per la verità nella sua definizione poi ha fatto la giunta e il sindaco, che si inserisce appunto in questo accompagnamento della città a questa grande vetrina che sono i giochi del Mediterraneo. Nella presentazione che ci è stata fatta della iniziativa, nel cosiddetto business plan, per dirla come in maniera forbita, che poi sarebbe il piano economico finanziario, ormai tutti inglesismi. Diciamo, è una manifestazione di carattere internazionale. È giusto usare la lingua madre, si parla la lingua del mondo, quindi la lingua inglese. All'interno di questo piano che ci è stato presentato si parla addirittura di un investimento che diciamo di un ritorno di investimento pari a 10 volte la somma che la città investirà in termini di ritorno di presenze, di attività economiche, di immagine e di tutto quello che ruoterà attorno a questo evento. Sarà così, questo ce lo dirà soltanto diciamo quando potremo poi. Cioè sono due giorni di eventi e la cifra è cospicua, sicuramente come tutti i grandi eventi hanno un costo, anche il Medimex è costato però un sacco di soldi. Sì, ma questa è un'attività un po' di nicchia sportiva, io non salirò sul catamarano, probabilmente nessuno di quelli che sono in questo studio, a meno che non poniamo limiti alla provvidenza, ognuno sa quello. Però che è anche fare. Vero che l'evento si svolgerà sulla rada del Mar Grande, quindi sarà visibile in questo palcoscenico straordinario che è la rada del Mar Grande, quindi sarà visibile potenzialmente da tutti i cittadini di Taranto, da tutti quelli che vorranno accorrere a Taranto, quindi diciamo è uno sport particolare, è anche una novità, quindi ripeto c'è questa proposta, questo ragionamento che è fatto di un ritorno che è 10 volte l'investimento. Però capito, se l'avesse fatto la Di Bello avreste gridato, o anzi quando lo faceva la Di Bello gridavate. Allora, guarda Luigi, io personalmente ho sempre detto e lo rivendico di aver votato a favore del piano Urban, che all'epoca aveva un impegno di circa 20 milioni di euro, proprio perché credevamo che fosse una cosa utile per la città. Noi abbiamo contestato la Di Bello, soprattutto nell'ultimo periodo, quando ci rendevamo conto, io all'epoca ero componente della Commissione Bilancio, adesso sono Presidente della Commissione Bilancio, quando ci rendevamo conto che si stavano spendendo delle somme che non avevamo più in cassa, quindi che si stavano producendo dei buchi di bilancio che avevano condotto. Qui quantomeno la al momento è una cifra che ha la copertura di bilancio, poi possiamo discutere su poteva essere destinata diversamente magari. Ma è giusto, ed ognuno è giusto che esprima la propria opinione, no? Ci mancherebbe altro, siamo in democrazia, però la scelta che sta facendo l'amministrazione con obiettivo i giochi del Mediterraneo è di dare una prospettiva nuova alla città di Taranto anche attraverso queste iniziative, con ritorni che si prevedono superiori alla spesa, che non è voluttuaria ma è appunto non una spesa corrente ma un investimento, okay, per dirla in termini di bilancio. Ti piacciono queste statue? Bellissime. Ci sono molti consiglieri comunali che assomigliano a questa. Calone anche all'opposizione, non mi riferisco a lei. Non sapevo che mi dovevi tirare questo tranello. No, ho parlato di opposizione. No. Ma a proposito della immobilità, ci sono dei consiglieri di opposizione molto muti, sordi e ciechi. Beh, anche nella maggioranza. Sì, però ci sono consiglieri dell'opposizione che puoi fare da stampella alla maggioranza. Questo non te lo so dire, non lo so. Quando la maggioranza non ha i numeri, si interviene.
allora, i consigli di farla, sape, questo ne parleremo dopo, ne parleremo una dopo. Battuta va bene. Sulle stelle, ricordiamoci, piace la sua... ricordiamoci che devo dirti qualcosa a tale proposito. Le piace la statua vicino, questo ce l'ha... Devo proprio esprimermi? Sì, no. Non tanto, non sono molto per questo tipo di arredamento, però, vabbè, però ognuno ha cioè i suoi gusti, è come i sette nani nei giardini. Abbiamo dovuto un po' stringere la cinghia, abbiamo fatto carità, di necessità. Ma allora, carità, questa cifra roboante. Sì, scusa, una premessa, velocissima. Secondo me non è iniziata proprio bene questa trasmissione, perché insomma ho notato un sottile velo di ironia nella tua esposizione rispetto a questa grandeur che aveva la Di Bello all'epoca e nelle parole del consigliere Capriulo, in cui diceva non voglio ricordare quei tristi momenti. Questa è un'idea mia, io all'epoca del dissesto, perché di questo si stava sottolineando, e all'epoca non ero consigliere comunale, però per testimonianza forse il consigliere Capriulo, tu stesso potresti chiedere a coloro che oggi fanno parte della maggioranza, oggi, e hanno fatto parte della maggioranza Stefano, che all'epoca della Di Bello stavano con la Di Bello e avrebbero potuto dire qualcosa di più sul dissesto. Detto questo, io per ritornare alla manifestazione che è stata testé richiamata. Il Presidente del Consiglio lo annuncia, per esempio? Ma sì, ma c'era consigliere De Martino, c'era... tanta gente oggi, ma non voglio passati dall'altra parte. Passati, hanno attraversato il Gange, evidentemente si sono purificati in questo passaggio e quindi sono stati tutti accolti a braccia aperte, sia da Stefano prima che da Melucci adesso. Detto i voti questo, sono voti, pensano, c'è poco da fare. Ognuno la pensa a modo suo. Andiamo avanti. Volevo dire, a proposito di questo evento che è stato richiamato testé da voi, io credo che sia stato un passo forse esagerato rispetto a quello che è il momento che stiamo attraversando di pandemia mondiale. Io, il sindaco, quando è stato contestato su questa cosa nell'ultimo consiglio comunale, si è, diciamo così, difeso, lasciatemi passare questo tempo, dicendo che forse la città che è in sofferenza, che è qualcuno che oggi con il virus in atto ha delle sofferenze economiche, sociali, occupazionali, poteva essere accompagnato come un po' padre di famiglia verso l'uscita da questa crisi. Il problema è arrivarci alla fine di questa crisi. Il problema è come ci si arriva e se ci si arriva. Molta gente non riesce ad arrivare neanche alla terza settimana del mese ed è senza soldi. Molta gente riesce, molti commercianti, alcuni che potrebbero star chiusi anche due mesi consecutivi, non potrebbe succedere niente nella propria economia familiare, ma molti commercianti che vivono proprio del quotidiano riescono a malapena andare avanti. Quindi questa cifra mi sembra esorbitante, considerando il fatto che si parla di una tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo che arriveranno nel 2026, che arriveranno nel periodo proprio dei mondiali di calcio, a cui nessuna città italiana aveva aderito, per un motivo molto semplice, perché l'ultima volta, non ricordo quale città italiana, è stata veramente un disastro economicamente parlando. Arriva nel momento dei mondiali, quindi sarà, però, secondo me, pur essendo i giochi del Mediterraneo una manifestazione secondaria, le tappe bisognerebbe certamente arrivarci con delle tappe sportive, ma potevano essere, come dire, con minore entità economica, per cercare di mantenere ancora viva la speranza dei cittadini d'Italia di poter avere degli aiuti, come quelli che, insomma, io sono stato uno di quelli che ha chiesto di togliere le luminarie a tavola per aiutare le famiglie bisognose. Il sindaco sembrava che avesse accettato almeno in parte queste cifre, aveva fatto un'altra... che 100.000 euro siano stati sottratti dalle spese. Ha fatto un'intervista dicendo che avrebbe investito di quei 300.000 euro destinati alle luminarie 100.000 euro, poi... Io ci credo, perché le persone, io ci credo sempre quando si espongono in prima persona e parlano ai microfoni, parlano alla città, e parlano ai cittadini e parlano ai loro simili. Io ci avevo creduto, ho anche fatto un encomio, diciamo così, rispetto a quello che evidentemente era il massimo che poteva fare il sindaco di Taranto. Poi si è visto invece che di quei 100.000 pare che appena 24-25.000 euro possono essere disponibili. Se è vero, non lo so. Questo che credo, cioè, che sia di questi 300.000 euro, le delibere, stati sottratti, scusami, Luigi, cifra originaria. Luigi, scusami, io ti chiamo Luigi perché ci conosciamo tanto tempo. Non può essere detto se è vero o no, perché si stanno le delibere che parlano. Sto chiedendo a Capriulo,
francamente il dettaglio nemmeno lo... a Caprioli, dico, è vero? No, allora fermo restando che il dettaglio sinceramente non lo conosco, non mi permetto di dire una cosa che non conosco. Io quello che so è che questa è anche qua, purtroppo la pubblica amministrazione è complicata, cioè nel senso che quando si fa una programmazione, si fa una gara d'appalto, all'improvviso non si può dire beh cambiamo. Beh, certo, la gara d'appalto la facciamo a settembre per di Natale, anche a settembre prima. C'erano ancora prospettive di virus non differenti. Quindi da questo punto di vista si è fatto un investimento che andava in direzione anche di abbellire la città, dopodiché una volta fatte le gare d'appalto e impegnate le somme era difficile tornare indietro, fermo restando. E questo lo voglio dire e lo rivendico con orgoglio, perché è stato un punto su cui il Consiglio Comunale si è impegnato molto. Noi abbiamo stanziato milioni di euro a favore delle fasce deboli, cioè, quindi non è che qua stiamo abbandonando per mettere luminari, perché io non vorrei che passasse questo messaggio che è esattamente sbagliato, e continueremo. Noi faremo una variazione di bilancio sabato mattina dove stanziamo altri 2 milioni di euro a favore delle fasce deboli, quindi voglio dire... i soldi stanziati a favore di chi ha bisogno, il comunitario non ha lesinato nemmeno un euro. Si è fatto, diciamo, questa scelta qualche mese fa, quando si sperava, perché la scelta è stata fatta col bilancio che noi abbiamo approvato, mi sembra a marzo-aprile, poi l'abbiamo ribadita durante l'estate nella speranza che il Natale fosse stato un Natale normale e di traino. Poi purtroppo siamo ricaduti nella seconda ondata, non si poteva fare marcia indietro sui contratti. Speriamo che comunque a Natale quelle luminarie comunque serviranno, okay, magari a attirare persone in città compatibilmente, okay, a questo dramma che stiamo vivendo. E come si può fare, visto che le avete abbiamo chiuse strade, città e piazze? Come, vabbè, ma ancora siamo a novembre, siamo Miglioreremo il 3 dicembre, miglioreremo il 3 dicembre. Beh, il Covid ormai quello e non è speriamo. Che il 3 dicembre c'è la nuova ordinanza, vediamo un po' cosa decide il governo e poi ci arriveremo. E certo. Andiamo un po' alle vicende interne, alla vita proprio del Consiglio Comunale di Taranto, una maggioranza che spesso va in affanno, spesso nelle sedute mancano i numeri, e però devo dire che parte dell'opposizione, gran parte dell'opposizione, non tutta, funge da stampella. Beh, diciamocelo, una piccola parte, almeno a volte 3 o 4 consiglieri sono a disposizione. A volte è capitato, per esempio ce ne sono due, fratello e sorella, che li vedo molto silenti come queste due statue, che quando c'è bisogno sono una bella stampella per l'amministrazione. Capriolo, poi anche ci sono state fibrillazioni, continui balzer di assessori, alcuni assessori che ultimamente, quelli dell'area Pitetti, sono stati diciamo, sospesi, rimossi e poi immediatamente ripresi, insomma c'è qualche fibrillazione. Ma guai se non fosse così, questa è la politica, diciamo, è la bellezza e la bruttezza della politica. Purtroppo le dinamiche, io diciamo non sono al primo anno di Consiglio Comunale, ne ho viste tante di dinamiche, molto spesso è così, cioè si creano degli assessori spesso, cioè per esempio la fortuna di assessore alla pubblica istruzione che è stata molto, c'è sì, stato un grande turnover. Ma probabilmente ci sarà altro turnover, il discorso è, Luigi, il problema è che ci sono delle dinamiche, io l'ho imparato anche sulla mia pelle. Lei, dopo che l'esperienza Stefano, l'assessore non lo vuol fare più. Dici, sono nato consigliere finire il mio mandato. Sono due mestieri diversi, cioè l'assessore ha un ruolo forte di governo, però ha meno autonomia di azione, perché è legato poi alle dinamiche della giunta, del sindaco. Il consigliere ha meno potere di intervento, però ha più autonomia di azione. Quindi sono due cose diverse. Ci sono le dinamiche, ogni sindaco ovviamente poi ha il suo modo di vedere, il suo modo di pensare, e quindi ci sono queste fibrillazioni che sono, se vogliamo, anche normali. Io rilevo, perché proprio l'altro giorno abbiamo fatto, diciamo, l'ultima riunione di maggioranza, che paradossalmente la maggioranza si è allargata, cioè nel senso che si è ricompattata un po' la maggioranza iniziale. Poi capita che qualche consiglio, qualcuno manchi, qualcuno non c'è, cioè, ripeto, qualcuno se ne va, però qualcuno può essere politicamente, qualcuno può, guarda, io su questo francamente non mi scandalizzo nemmeno, né che qualche consigliere possa non essere d'accordo su alcuni provvedimenti. Guai se, io l'ho sempre detto anche nella maggioranza,
e anche su questo per la verità ho pure pagato il prezzo, ma guai se noi pensassimo che una maggioranza è una caserma, no? No, vabbè, non si perderebbe la democrazia. In cui c'è il generale che decide e gli altri che devono eseguire. Certo, c'è un ragionamento di maggioranza in cui uno deve poi deve stare, diciamo, all'interno di una squadra. Ma non è per lei Meluccio è uno zar? No, fammi perciò dico sì. E l'altro punto che aggiungo, io non mi scandalizzo anche quando dalla minoranza, perché poi io non amo mai chiamarlo opposizione, perché l'opposizione mi è sempre sembrata una posizione preconcetta, no? Se dalla minoranza ci può essere un voto favorevole, ci può essere una proposta, io ripeto, non mi scandalizzo, non è un problema di stampella, che poi forse sarà capitato uno o due volte in 3 anni che diciamo qualcuno scientemente è rimasto, perché molte volte, quante volte sono, diciamo, è successo il contrario, no? Che loro pure magari per un fatto momentaneo sono usciti ed è mancato il numero legale. Ripeto che sta nel gioco delle parti, no? Cioè è successo l'uno e l'altro, quindi diciamo io non vedo dinamiche scandalose, diciamo, particolari. Scandalose no, però perciò dico, secondo me molti consiglieri, anzi in questo secondo me la verità è che nessuno se ne vuole andare in questo a casa. Momento non, mai è quello, andarsene a casa è quello, quindi... a prescindere, ma in questo momento io lo dico non perché proprio voglio fare, diciamo, il saggio del cavolo, però proprio in questo momento sarebbe opportuno anche un maggior dialogo, come cerchiamo di fare ogni mattina in commissione, tra maggioranza e minoranza, proprio perché quello che noi dobbiamo avere davanti è il bene della città e soprattutto di quelli che in questo momento stanno soffrendo. E allora Cannone, abbiamo visto, dicevo, abbiamo accennato così a questo, a certa parte di opposizione, di minoranza, chiamatela come volete, che evidentemente non vuole lasciare la poltrona, perché comunque fa il consigliere comunale, perché comunque in tempi di magra 1200-1300 euro al mese fanno comodo, e Taranto poi è una città. Quanto che hai detto, scusa? 1200? No, sono molto di meno, perché, diffondiamo queste cifre, no, perché complessivamente già riusciamo. Per chi non... Io personalmente sono circa 700 euro, ma lei la combina con l'attività lavorativa? Chiaro, no, io sto parlando del disoccupato, del disoccupato consigliere comunale. Il disoccupato potrà prendere anche di più, che vuoi. E ce ne sono in consiglio comunale? Non sono, quella è la cifra. Quella è la cifra lorda, devi pagare un minimo di tasse. Sì, ma io non sto parlando della... Dice, ma tu hai detto la cifra lorda, scusa, di combinazione, siccome tra siamo trasparenti, se volete ve la faccio pure vedere. Ma io l'ho pubblicata per 2 anni consecutivi. Quella è la cifra lorda, ma che hai detto tu, poi qualcuno le tasse, a meno che non pagano tasse, diciamo, voi non lo so se non pagano tasse. Vabbè, poi c'era la questione dei rimborsi alle aziende, ma quella è un'altra storia. È quello per la quale c'è una vicenda giudiziaria. Esatto. Allora, Cannone, andiamo un po' al fatto della settimana. Sì. Tu, visto che ci diamo del tuo, sì, con Capriulo, hai lasciato Fratelli d'Italia, sì. però rivendichi il tuo ruolo di opposizione? Assolutamente. Allora mi domando, intanto come mai, cosa c'è stato che ti ha allontanato da Fratelli d'Italia? Io voglio fare il cattivello, un po' di gelosie, ti sentivi un po' stretto per la presenza di Perrini o di Vietri, avresti voluto maggiore spazio? Qualcuno ha anche detto che ambivi alla candidatura alla regione? No, io non ambivo alla candidatura, avevo dato la mia disponibilità a candidarmi alla regione, l'avevo data prima nelle mani di Fitto, quando ancora Fitto era in procinto addirittura di entrare in Fratelli d'Italia, l'avevo data nelle mani di Congito, l'avevo data nelle mani di Pilolli, avevo dato la mia disponibilità, poi improvvisamente, evidentemente, si sono scordati di questa mia disponibilità e addirittura non ero manco fra quelli che erano disponibili a candidarsi. Ma non è questo il problema, però io pongo un problema di ordine esattamente politico. Io ritengo che in questi 2 anni di militanza all'interno del partito ci sono alcune volte che uno deve prendere coscienza di certe cose. I partiti generalmente, e di qui devo dare atto anche al consigliere Capriulo, che da tempo forse ha capito prima di me com'è la situazione all'interno dei partiti, i partiti a volte ti costringono ad abbracciare situazioni che per questioni politiche, e di questo molte volte ne dà atto anche il consigliere Blè, a volte non in accordo con la maggioranza o col partito stesso, però lui molte volte in consiglio comunale dice: io non sono d'accordo, però per una questione di appartenenza voterò a favore di questo provvedimento. L'ha detto in un paio di occasioni, e questa cosa a me cominciava a stare stretta, perché per esempio io non mi sono sempre chiesto qual è stata la posizione di Fratelli d'Italia rispetto alla situazione dell'Ilva. Una posizione
ideale di Fratelli d'Italia che dica con equilibrio, senza equilibrismi, qual è la posizione di Fratelli d'Italia rispetto alla posizione dell'IVA, o per esempio dire qual è la posizione di Fratelli d'Italia rispetto all'autorità portuale. Noi siamo il porto forse più grande d'Italia, abbiamo dovuto subire da parte del PD, abbiamo dovuto, che a quel tempo governava a piene mani questa nostra Italia, abbiamo dovuto subire lo scippo dell'autorità portuale, viene divisa con quella di Bari. Io voglio sapere perché, effettivamente perché, rispetto a un recovery fund, le Fratelli d'Italia e Lega si sono astenuti dal votare a favore, perché, e finisco, perché forse era il momento ideale che l'Italia potesse non essere più foriera di assistenzialismo rispetto ai suoi cittadini, ma con la prospettiva di nuove funzioni economiche, lavorative e come ecco. Tutta una serie di cose, per cui non mi, ecco, sono solo tre esempi che faccio, altrimenti ci dilungheremo. Esattamente. Ecco, lei ha detto comunque io rimango opposizione. Assolutamente sì. Domanda, non rimane, perché rimane centrodestra? Perché lei ha parlato anche di spinta di prospettiva civica. Noi diciamo che in questo momento io resto convintamente in una posizione centrodestra, perché sono nato lì. Ma le prossime elezioni cosa farà? Le prossime elezioni nel centrodestra? Vedremo quello che succederà. Da autonomo o nel centrodestra? Da autonomo sicuramente. Nel centrodestra o no? Quasi sicuramente sì, quasi sicuramente sì. Quindi rimane fedele a centrodestra. A meno che non nasca una nuova entità che sia vicina alle, come dire, le problematiche della città, che abbia, come dire, un futuro diverso, che abbia la possibilità di eliminare alcune scorie del passato, e allora potremo vedere. Ma ha lasciato, ha detto tutto e non ha detto niente. Ma chi può ipotecare il futuro? Però nel centro-sinistra non va. No, questo proprio è escluso. Quindi diciamo che sembra di capire politico, che però o andrà da solo con una coalizione, con una nuova realtà civica, o rimane nel centro-destra. Ma con centro-sinistra non va. Mai, assolutamente mai. Non riuscirei ad andare contro quelli che sono stati i valori sempre dei miei, della mia famiglia. No, per carità, ognuno, e della mia educazione politica. Ognuno ha il suo modo di sono vedere. Cose che non sono conciliabili con quelli che sono i miei pensieri, con quelli che fondamentalmente, cioè, no, per carità, come ognuno credo, ha un come suo credo, orientamento. Il consigliere Capriolo mai si farà, come dire, a vindolare anche da promesse, rimarrà sempre nel centro. Su questo devo dire che Capriolo lo conosco da lunga pezza. L'abbiamo dimostrato, noi lo dobbiamo dimostrare, no? Perché succede di tutto. Dante, è una domanda, è inutile che ti dica mi faccio aprire una cosa, lo chiedo a tutti e due. Sì. Ciracci è opposizione, allora, minoranza? Ecco, posso rispondere io prima? Sì. E Tribbia cosa ha avuto? Una folgorazione sulla strada per Palazzo di Città? Allora, non per Damasco. Io parlo intanto di Ciracci. Allora, Ciracci ha più volte, non ha bisogno di me, non ha bisogno dell'avvocato Ciracci, però visto che la domanda mi è stata fatta, vi permetto, visto le numerose volte con cui Ciracci ho scambiato delle chiacchiere su questa cosa. Ciracci, su alcuni punti fondamentali, tipo per esempio l'ultimo, quello del CTP, dell'abbandono delle quote del CTP dal Comune d'Italia, molte volte ha espresso la sua contrarietà a questa cosa. L'ha espressa sempre, lui non era d'accordo. Vabbè, è una sua posizione. Che continuasse il Comune d'Italia a tenere le quote del CTP. Bene, nell'ultimo consiglio comunale Ciracci è rimasto in aula mentre tutta l'opposizione è uscita per esprimere il proprio favore al fatto che il CTP fosse. Vabbè, è una sua posizione. Benissimo. Io gliel'ho contestata questa cosa almeno. Gliel'ho contestata, però, dicendo anche tu in una situazione di questo genere in cui tu eri in favore, tu oggi facendo parte in parte integrante dell'opposizione avresti dovuto dire avresti dovuto fare un'altra dichiarazione. Sono d'accordo, ma essendo parte integrante dell'opposizione oggi esco questa cosa. Se non avete i numeri come capita sovente alla maggioranza di non avere i numeri, magari discutiamo la prossima volta. Ciracci potrebbe voterò domani. Questo non lo sappiamo. Essere un candidato in una lista civica, in una delle liste civiche a sostegno di Melucci. Ma questo non lo sappiamo, non sappiamo cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro. E allora, Capriolo, sicuramente il centro-sinistra dovrebbe ricandidare, come logica che sia, il sindaco uscente Melucci. Magari. Intanto spirano venti dalla Turchia.
La Turchia. E Mario Turco potrebbe essere candidato sindaco. Scusa, non avevo capito la battuta. Ma ripeto, allora facciamo. Come Mario Turco non ho capito a che gioco stia giocando politicamente, che, perché secondo me sta agendo come un sommergibile. No, scusami, Mario Turco, ti faccio una battuta, diciamo, su me stesso. Fermo restando che, anche come hanno dimostrato le regionali, io e la politica spesso non andiamo d'accordo, no? Perché non sono proprio il migliore interprete della politica, ragiono col mio schema, no? Uno schema forse del passato e non è molto lineare, no, devo dire. Allora il problema è che partiamo dall'ABC. Noi intanto siamo una coalizione politica, chiamiamola di centrosinistra, poi ripeto, a me centrosinistra già mi sta stretto perché notoriamente vengo dalla sinistra, e quindi intanto facciamo un ragionamento politico, no? Quindi di stare all'interno di un'area che è quella del centrosinistra italiana, no? Sinistra italiana, però provengo da quel mondo, poi diciamo comunque sto in quell'area, no? E quindi il ragionamento è politico. Noi vi proporremo lo schieramento uscente di centrosinistra, ovviamente. Ma potrebbero esserci le primarie, perché Emiliano le ha fatte. Se mi fai, allora, sì, ripeto, ovviamente il centrosinistra di fronte ad un'amministrazione uscente che comunque, a giudizio di quelli che stanno dentro, diciamo, ha fatto delle cose positive, non può che ricandidare il sindaco uscente. Cioè, sarebbe un controsenso di togliti perché dobbiamo. Ma Bitetti vorrebbe le primarie? Allora devi chiedere a Bitetti, mi vuole dire. No, così per quello che sente in giro. Quindi lo schema, se dovessi ragionare col mio modo di pensare, darti capire, lo schema è questo: centrosinistra, candidato Melucci, ragioniamo su possibili allargamenti civici, perché ovviamente anche uno come Cannone farebbe, come lui, potrebbe stare all'interno di un ragionamento, no? Faccio la battuta, so che è proprio che dirà, però rispetto al fatto che si possa allargare ad un'area civica che sostenga il centrosinistra, questo sta nell'idea anche di allargamento del centrosinistra. Poi sento anche io di tutti questi movimenti, no? Ma come tu è come un sottomarino. Non lo so, lo vedremo, prima o dopo dovranno uscire allo scoperto questi giochi, ma io credo che il buon senso preveda che il sindaco uscente al primo mandato sia ricandidato. Questo ce lo insegnò anche Stefano quando io per primo lo contestai all'epoca. Però Emiliano si è sottoposto alle primarie, sì, erano delle primarie, diciamo, finte. Sì, però diciamo che primarie erano. Emiliano è un livello diverso. Emiliano poi voleva vincere facile le primarie. Emiliano è Emiliano. Poi le primarie sono state primarie abbastanza, come devo dire, primarie scontate, mettiamo invece, così, no? Se magari ci fossero primarie con Bitetti e Turco. Ma Turco non lo so, Turco non sta nel centro-sinistra, poi se Turco, no. Turco è dei 5 Stelle, no? Stelle governano col PD. Ah, però non c'è una coalizione politica, ma anche questo. Emiliano si è sposato con i 5 Stelle. Poi ripeto, questo Di Maio dirà accordi ovunque anche a livello locale. Questo attiene alla politica. Se la politica dovesse dare un'indicazione del genere, ragioneremo. Però ripeto, se stiamo allo schema di oggi, il candidato del centrosinistra è Melucci, non può essere diversamente. Bene, abbiamo parlato di questione Ilva, l'abbiamo sfiorata veramente, e Cannone ha detto: avrei voluto sapere la posizione precisa di Fratelli d'Italia sulla questione Ilva, una posizione netta. Io la posizione mia netta sull'Ilva ce l'ho: chiusura senza se e senza ma. Ilva è il cancro e deve essere estirpato. Ci sarebbero 30 anni di lavori per appunto smantellare e poi bonificare. La sua posizione sull'Ilva? Anche io sono del parere che l'Ilva deve essere chiusa. Naturalmente deve essere chiusa, non così dall'oggi al domani. Io credo che di fronte a un progetto serio, portato davanti al governo italiano, di un progetto che veda coinvolti tutti i lavoratori, che nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve rimanere senza lavoro, perché non si può pensare ancora oggi nel 2020 di preferire la salute al lavoro o viceversa. Allora io dico che siccome ci sono, come tu hai detto, 30 anni di lavoro, ci sono l'indotto che ha necessità di non rimanere a terra, perché purtroppo non c'è stata una vera educazione imprenditoriale a Taranto, perché l'Ilva faceva da mamma a tutti e nessuno si è ingegnato a fare altro fra gli imprenditori di quell'area. Quindi oggi noi rischieremo che il centrodestra però non parla di chiusura. Io
Io, guardi, lei ha chiesto il mio parere. Ma ci davo del tu prima. Sì, scusa. Tu hai chiesto il mio parere. Sono del parere che, non lasciando nessuno indietro, non lasciando nessuno senza lavoro, non lasciando nessuno alla fame, l'Ilva deve essere chiusa. Questo significa che ci deve essere un progetto vero alle spalle. Senza progetto stiamo parlando di aria fritta. Capriulo, su questa vicenda io sento sempre la solita musica, contemperare lavoro e ambiente, per carità. Ora è uscita pure la moda dell'acciaio green, acciaio verde. Patuanelli ha detto: signori cari, l'acciaio verde non esiste, perché se si produce acciaio si produce inquinando di meno, ma si inquina sempre. Ora, è proprio di queste ore, di questi giorni, siamo in registrazione mercoledì, quindi non sappiamo nel momento in cui andrà in onda la trasmissione venerdì se ci saranno state così evoluzioni particolari, però sembra che Invitalia, lo Stato attraverso Invitalia, diventerà soggetto di maggioranza nella nuova realtà siderurgica, con un partner ridotto un po' alla minoranza, però questo partner dovrebbe essere ArcelorMittal. Allora, non si può fare la guerra ad ArcelorMittal per tutte le azioni scellerate che ha compiuto e poi comunque tenerselo. Al limite si poteva optare per un'altra cordata, però... Ma senti, allora, tu hai introdotto, diciamo, poi l'argomento vero, perché se dovessimo magari fare un referendum in questo studio, quelli che stiamo da questa parte e quelli che stanno da dall'altra parte, probabilmente vinceremmo 5-0, no? La posizione, la sua posizione. Il problema è che la mia posizione può essere la posizione. Chiusura o non chiusura? Allora, scusa Luigi, chiusura sì, chiusura no. Che verrebbe molto facile dire chiudiamo l'Ilva domani mattina. Io vi posso assicurare. No, domani mattina, però si programma da qui a 4 anni, a 5 anni. Dopodiché c'è la realtà e c'è la complessità, e intanto dobbiamo ricordare a chi ci ascolta. Però non facciamo il politichese. No, ma non dobbiamo fare. Ma, Luigi, io nel 2000, quando iniziai a fare attività politica, che per me, io diciamo, vengo da un mondo che con l'Ilva non c'è nulla, no, ci mancherebbe. Fortunatamente non ho mai avuto a che fare con l'Ilva, quindi per me è un'azienda, confermo, è un'azienda di cui ho avuto soltanto danni nella mia vita personale e familiare. E allora chiudiamo la stagione. Facendo questa premessa, dal 2000 che sento parlare di questa cosa dell'Ilva, no? Se siamo arrivati nel 2020 e siamo ancora così, qualche problema c'è. Il problema iniziale è che non dipende soltanto dalla città di Taranto l'Ilva, ma quello che si fa sull'Ilva sono scelte governative. Quindi intanto questa cosa la deve volere il governo, la deve volere lo Stato, e perché se no poi noi facciamo i bei dibattiti della salotto. Ecco, loro che si propongono a governare l'Italia. Dovrebbe finalmente prendere in mano la situazione. Noi abbiamo avuto un partito che si è proposto, ha preso il 50% dei voti e non l'ha chiuso. Non è che dobbiamo andare lontano. Noi a Taranto un partito ha preso il 45% dei voti. Pensare che sul posto chiudiamo l'Ilva e l'Ilva sta però ora è alleato del PD. Ma il PD almeno non ha detto chiudiamo l'Ilva. Quelli hanno preso il 45% dei voti. Sì, ma sono compagni di coalizione. Cioè, ma almeno il PD è stato più coerente, non è che devo dire sì, no, almeno il PD è stato più coerente, e non ha detto chiudiamo l'Ilva, do atto, almeno una debacle elettorale, poi hanno preso il 45%. Do atto almeno a Renzi all'epoca e Salvini, allora, i quali hanno detto no, allora, scusami, chiudere l'Ilva mai. Allora, io non l'ho voglio convinto, essere, però almeno sono stati coerenti. A me mi piace essere coerente, perché ripeto, dal punto di vista personale, non voglio parlare qua, diciamo, dei danni personali che ho anche avuto, perché sono fatti privati. Ognuno purtroppo ha i suoi lutti. Io sarei l'uomo più felice del mondo. Poi mi rendo conto che questo è un percorso che va fatto in una maniera che deve essere progettuale. Sì, però attenzione, progettuale, che deve essere concreta, sapendo che le responsabilità nostre sono responsabilità relative. Ma è chiaro che mica sorvolano le nostre mica teste, il sindaco, quelle delle amministrazioni comunali sorvolano le nostre teste, più comprensibile, sì. No? Allora, detto questo, noi come amministrazione comunale di questo devo dare atto a Melucci, che per la verità era partito in una maniera un po' più morbida, poi anche grazie alle pressioni si è ambientalizzato, diciamo, modificato con una posizione che è molto più ambientalmente spinta, e non ti nascondo
che diciamo, c'è stata una pressione anche in Consiglio Comunale. Quindi da questo punto di vista la città di Taranto, per quello che può fare a quei tavoli, sta svolgendo un ruolo massimo, perché una cosa posso dire come slogan, ma è la barra che stiamo tenendo, che la salute viene al primo posto. Ecco, io ho poi detto... dopodiché vediamo, allora, se la salute non si sposa con l'Ilva, l'Ilva va chiusa, se si può fare la decarbonizzazione, facciamo la decarbonizzazione. Certo, i giochetti delle proprietà ci interessano relativamente, ma dipende anche quali sono i partner, no, questo, perché se Luigi, il partner è ArcelorMittal già perché le cose che già si parte io male, quando parlava il male. Consigliere Cannone ho riascoltato le parole che diceva Michele Emiliano ma Michele Emiliano dice di tutto il contrario di tutto. Questo non è vero. Michele Emiliano ha sempre avuto una posizione abbastanza lineare, diceva le stesse cose. Se si fa un piano, io sono il primo a sostenere la chiusura, ma non posso manco essere io Regione Puglia a fare il piano. Il piano di chiusura e di riconversione lo deve fare il governo, che non l'ha fatto. Prendiamone atto, l'ha fatto. Nemmeno con chi ha preso il 50% dei voti. Allora io dico una cosa, no? Intanto io chiedo scusa, intanto io faccio questo ragionamento. Ben venga questa linea più dura del sindaco nei confronti dell'Ilva di ArcelorMittal, però io dico anche che per ogni sforamento che c'è, ovviamente quando ARPA lo certifica, deve scattare l'ordinanza di chiusura. Intanto io faccio la mia parte intanto e te la chiudo. Poi vediamo chi si diverte prima, no? Perché poi il governo può anche macchiarsi di costituzionalità. Tutto. No? Cioè io per ogni errore Dante, non giocare con le istituzioni. Non possiamo giocare quando si tratta di giocare. Però Capiulo, però ogni sforamento c'è la qualche cosa deve succedere. Se io metto 10 volte la macchina in doppia fila, è giusto che i vigili mi facciano 10 contravenzioni. Però al di là di questo, però dico anche un'altra cosa. Quando è venuto il Premier Conte qui è venuto come un padre eterno. Allora, ben venga questa linea di Menucci, questa linea, no? Di dire facciamoci rispettare, urliamo, diciamo no a Mittal, chiusura di a caldo. Però attenzione, quando viene il Premier Conte bisogna prenderlo per le orecchie in senso metaforico e dirgli: Presidente, ma lei sta prendendo per i fondelli i tarantini, perché è un anno che viene a Taranto, un anno e mezzo che viene a parlare, faremo, e poi siamo al punto di partenza. Ma certamente questa situazione di emergenza sanitaria, di Covid, sì, non è che però, ci ha aiutato. Però ArcelorMittal se lo tengono. Cioè si dice non abbiamo altri, anzi, e poi sentire parlare... Se oggi come oggi forse non ne parlo più nessuno di... Ma il problema è questo, che noi... Solo per miracolo stiamo evitando le tragedie all'interno dello stabilimento, perché lo stabilimento, al di là della questione ambientale, no, delle emissioni, all'interno lo stabilimento sta collassando. Allora, chissà quale santo, la produzione si è ridotta di molto, e paradossalmente nonostante la riduzione c'è un gli sforamenti, no, ci sono. Poi devo dire anche un'altra cosa, con gli operai, poi devo dire anche sempre al limite. Poi devo dire anche un'altra cosa, massimo rispetto per ARPA, massimo rispetto, però quando sento dire da ARPA che la situazione negli ultimi anni, la situazione di ILVA e la situazione ambientale è migliorata, cosa devo dire? Che o sbaglia ARPA, o sta dando i numeri ARPA, o sono ubriaco io e sono ubriachi tutti coloro i quali purtroppo fotografano e riportano la situazione. Rispetto a 5 anni fa è migliorata sicuramente. Beh, vabbè. Però non è che stiamo bene. No, stiamo parlando. No, questa è la situazione vera. No, perché ARPA dovrebbe riducendo la produzione, è chiaro che si doveva ridurre. Parallelamente c'è una crescita esponenziale delle patologie oncologiche. Eh sì, ma forse sono anche quelle, non vengono dalle patologie. Un'escalation, c'è un'escalation, sì, dico, c'è un aumento. Le patologie, se ieri erano 10, oggi sono 12, e poi diventano 13, 14 negli anni. Da oggi a domani, evidentemente. Queste cose nascono col tempo e sì, però poi evidentemente i frutti, tra virgolette, sì, si ma vedono se, dopo un po' di se tempo, il, la LIN, se gli sforamenti, se le emissioni fossero più ridotte,
Beh, certo, il trend di tumori doveva o stabilizzarsi o regredire, qui invece sta progredendo. Non è proprio così, perché la latenza si parla di 20-25 anni. Sì, però quando io prendo un bambino di 10 anni, ho capito. Bambini di 10 anni, nato 10 anni fa, non è morto 30 anni fa. E l'ha trasmesso la mamma col fatto genetico. Ci sono tante situazioni, però la cosa certa è quella che io, e poi confermando al consigliere, che la cosa certa è che queste tematiche passano sopra la nostra testa e noi non è che ci possiamo mettere. Allora, chi si propone al governo, specialmente chi si propone a Taranto di andare a governare l'Italia, deve prendere in esame una situazione che è così, così com'è, non può nascondersi dietro un dito. Io voglio dire anche un'altra cosa molto ma molto importante. Noi abbiamo a Taranto, abbiamo in Italia un tarantino che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il senatore Mario Turco. Senatore Mario Turco, quando si parla di Ilva, solleva le mani e dice: no, ma queste non sono mie competenze, così e così. Beh, sinceramente, avere uno dei numeri due di Conte, Taranto non ha mai avuto un rappresentante istituzionale di tale livello, beh, sentire un po'. Che ma è come l'assessore in giunta, vabbè, ma è un po' diverso un assessore da un sottosegretario. No, alla perché tu hai il massimo Luigi, fatelo dire da chi sta nelle istituzioni. Tu hai il massimo potere nel ruolo in cui stai svolgendo, in questo caso il CIS, potere che è capace di fare di tutto. No? Però se ti sposti su un altro argomento tu sei zero e devi stare pure zitto. Beh, però, perché se vai a parlare ho capito Dante, ma come dicevi poco fa tu, questi sono stati eletti venendo dal niente con delle promesse fatte al territorio di Taranto. Ecco, tu mi parlava di ruolo, ho capito, di tutto, ma, no? Ho capito, ma quando tu parli però che viene intervistato tu non puoi far finta di niente, non sono mie competenze. Esatto. Tu dici la tua intanto, quella per cui sei stato eletto. Ma dovrebbe dimettersi da sottosegretario. Ma non è vero, non è vero. Tu devi dire le cose che dicevi in campagna elettorale. Ma non le cose per più perché cosa al governo. Allora, ma se i 5 Stelle negano di aver mai detto, di aver mai parlato di nessuna diva, lo negano. Io ho intervistato lo Salva De Giorgi in una delle mie interviste stile Iene e ha detto: io non ho mai parlato di chiusura. Evidentemente sono rimbambito io, che vi devo dire? Chi si ricorda, c'è stato un fenomeno di incambiamento collettivo. A volte le tue non sono vere e proprie interviste, ma sono un assalto all'arma bianca. No, le domande cominciano a essere garbate, però quando vedo l'interlocutore che non vuole rispondere cerco di incalzarlo. Sempre però devo dire nel rispetto, devo dire che in 20 anni di onorata carriera, grazie a Dio, non ho mai ricevuto una querela. Ci mancherebbe, è una battuta. Grazie a Dio. È una persona che ha inteso offendere la mia dignità, già collezionato una sentenza in passato in giudicato e ora procediamo per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Ma comunque andiamo avanti. Capriulo. Mi preoccupo quando siccome no, lo dico ai telespettatori, veniamo qua non conoscendo le domande. Questo è importante. Questo è importante. Tremiamo quando fa quel ghigno. No, però dico, Luigi, dico anche una cosa. ci possono essere così le discussioni anche accese, però una cosa è l'aspetto politico, amministrativo, le divergenze, una cosa è l'aspetto personale, siete ottime persone. No, ma lo dico a beneficio, perché voi tu hai citato all'inizio l'Orzella, no? Io mi ricordo che da giovane consigliere, quando andavo alle audizioni, anche lì andavi spesso veramente all'avventura, no? Allora era la bellezza, perché Lello passava dallo sport dallo sport al gossip alla politica, ecco, più spinta. Capriulo, in un attimo proprio. Lei si è fatto la foto col cane Max? No, francamente no, anche perché io poi purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende dal punto di vista, sto perché lavorando in smart working. No, perché ho capito, in periferia. Prima il cane viene catturato, poi viene liberato. Non ti nascondo che pure a me sono arrivate delle telefonate. Perché l'avete catturato per liberarlo un giorno dopo? Tanto Luigi, vale noi viviamo, lo devo dire a te che sei uomo di comunicazione, noi oramai, o a quelli che sono presenti in questo studio, che siete uomini di comunicazione, viviamo nel mondo dell'immagine,
può darsi che un selfie col cane vale di più di 100 interviste e cose sensate. Pensate un po'. O di studio sul bilancio che io faccio ogni giorno, no? È così, purtroppo. Capitato anche. Probabilmente io che mi dedico al bilancio del comune e passo le giornate a cercare di capire, a cercare di indirizzare. Non è vero che no. Il comunità non abbia l'assessore al bilancio. No, è l'assessore ombra. No, vabbè, sono presidente della commissione, no, non fare queste illazioni. No, dopodiché vale forse di più, se tu parli il selfie sul cane, il selfie il cane ne parla tutta tarda. Pensate, no? Qualcuno si è magari trovato... dei problemi che teniamo in bilancio, no, qualcuno si è trovato in Parlamento facendosi le foto con i gattini, con i cagnolini. La comunicazione oggi è metà se non più della politica, dopodiché cannone, cane Max, no, niente. No, io ho avuto tanti cani e sono molto vicino alle problematiche degli animali quando sono in sofferenza, però c'è una categoria di persone nel mondo, non dico in Italia, che molte volte creano un problema perché poi lo devono risolvere, sanno già come risolverlo e a volte potrebbe anche non essere così, no. Che il problema è stato creato, ci si è resi conti che la si era fatta grossa, però qualunque sia la motivazione, questa la cosa che più mi dispiace, stamattina parlavo con un consigliere comunale per la strada, manco a farlo apposta, potrebbe testimoniarlo se è all'ascolto, è venuto Max, si è seduto proprio a fianco a noi come se sapesse qualche volta lo portiamo qui, no, la cosa per diventare seri su questo argomento, la cosa che più mi è dispiaciuto è che c'è stato veramente un movimento su questa situazione che mi ha lasciato un attimino perplesso rispetto al fatto che non c'è stato lo stesso movimento per quella richiesta di aiuto di quel ragazzino che ha bisogno di avere un aiuto economico abbastanza consistente di quel ragazzino che ha questa necessità. Una patologia rarissima, che allora, ha bisogno di un farmaco costosissimo. Allora, sì, essendo una malattia rara probabilmente... Ma proprio a livello mondiale veramente 2 milioni di euro è una cosa esagerata. Ecco, il movimento che si è creato rispetto alla problematica del cane non ha proprio paragoni con certo, quello che si è levato rispetto al ragazzino. Però, perché il cane ha raccolto 10.000 firme in 3 giorni, qui siamo ancora fermi a 2.500 firme. Però devo anche dire sono giorni certamente ancora, anzi prossimamente affronteremo questa questo lascia pensare molto, no, però ecco, su dire... quella che è la natura umana. Lascia pensare molto su quello che è la natura umana, perché uno può non avere la possibilità di aiutarlo, perché magari se l'aiuto io magari i miei figli non mangiano 2 giorni, però una firma non costa ma nulla. Anche la singola offerta costa anche 10 euro, capisci? Voglio dire, e questo ti lascia veramente euro. Perplesso su ecco. Questa cosa. Parlando ora di cose, tornando così a sorridere su Max, devo dire che il mio operatore ha avuto un rapporto diretto con Max, in che senso? Proprio a una manifestazione ambientalista, il buon Giovanni stava facendo le riprese e involontariamente si è trovato Max alle spalle. Praticamente Giovanni stava cadendo su Max, o Max stava cadendo su Giovanni, non si sa. Però si è sentito, abbiamo anche le registrazioni, questo momento in cui Max chiaramente veniva, Giovanni involontariamente pestava la zampa a Max perché Max si era avvicinato. E dirò che questa scena, peraltro, nei montaggi non l'abbiamo potuta neanche tagliare perché io stavo facendo lo stand e quindi non poteva esserci la copertura e quindi è andata la voce di Max. No, niente, dico grazie a Dio. No. Cioè, non ha reagito? No, assolutamente. No! No, pensavo avesse reagito. Il problema è che Max era fermo, l'operatore indietreggiava e involontariamente c'è stata la collisione. Però dico, Max è presente in tutte queste vicende, anche perché stando a Piazza della Vittoria, stamattina, è abbastanza istituzionale. Stamattina era lungomare, vicino dove è il ristorante Barbini, eravamo lì fermi a parlare. Lui è venuto, si è seduto proprio a fianco a noi. Avesse approfittato e si fosse fatto una foto. Ho difficoltà a fare i selfie. Però senza neanche lasciare la macchina in doppia fila, in parcheggio, in zone non... No, eravamo regolarmente parcheggiati. Io sì. si ride, vogliamo sempre una Taranto migliore. Di cosa vogliamo parlare, Caprino? Devo di sport. No, di sport non è il caso. Cosa farà da grande, Caprino?
Ma non lo so, io sto dedicando quest'ultimo anno e mezzo all'amministrazione comunale, dopodiché vedremo, rimane comunque, diciamo, l'impegno dal punto di vista politico, poi i ruoli li vediamo, diciamo, io ho un'associazione, stiamo ragionando anche possibilmente di coinvolgere anche giovani e altre persone che si vogliono impegnare. Quindi ripeto, io vorrei, se lo chiedi a me, vorrei mettere a disposizione, diciamo, dei giovani la mia esperienza. Ma è giovane, capito? Sì, giovane. Diciamo, a 55 anni non si è più giovanissimo. Biden è diventato comunque presidente degli Stati Uniti a 78. Biden, po' di tempo ce l'ha, no? Quindi voglio dire, siamo a disposizione, perché la passione per la politica, la passione per il bene comune rimane, quello, diciamo, non credo che non ce lo toglierà nessuno. Poi vedremo, le forme sono tante, io tra l'altro mi occupo anche di associazionismo, mi occupo di tante cose, vediamo. Comunque ancora c'è un anno e mezzo davanti, e quindi cerchiamo di impiegare al meglio questo anno e mezzo per cercare ancora di più di cambiare la città e consegnarlo, poi gli elettori decideranno. Io, come ho rispettato il voto delle regionali, che per quanto mi riguarda non è stato molto premiante, rispetterò la democrazia, che credo sia una delle cose migliori che abbiamo, diciamo, nella nostra nazione. Vedo molto cannone civico, un cannone civico, ironia dei cognomi, e io dico sempre che ironicamente a fronte del mio cognome sono sempre stato un uomo di pace, quindi difficilmente, voglio dire, no, litico, ma dura proprio, sì, il tempo della litigata. Anche tu è un cognome che passa, nulla a che fare con certi usi della sinistra. Non so cosa. Parlando di cannoni. Ah, vabbè, no, vabbè, assolutamente no. Proprio no, assolutamente proprio no. Alla sinistra è pacifista, quindi non so che la roba, non l'ho capito manco qui la battuta. I cannoni e le canne. In questo senso, vabbè. No, è un vizio prettamente di sinistra, che non mi ha mai coinvolto da questo punto di vista. No, io dico, rispetto al futuro, vediamo, noi stiamo lavorando a che si possa, come dire, avere un'alternativa valida a quello che oggi è il sindaco Menucci, riusciremo in qualche maniera ad organizzarci prima o poi, ci stiamo già provando, stiamo ragionando fra diverse forze politiche su quello che potrebbe essere il prossimo futuro candidato sindaco in alternativa a Menucci. Sto vedendo, centrodestra però ha grossi problemi nell'individuazione dei candidati sindaco, da 20 anni perde, se poi i nomi del centrodestra sono Pietro Pastore, l'ingegner Vecchi, sottolineo se, mi sa che il centrodestra va incontro ad una di quelle batoste epocali. Guarda Luigi, tu hai fatto due nomi che a me non sono venuti proprio a galla rispetto a queste, come dire, vicende. Le voci sono queste. Che ci vedono raccolti intorno a dei tavoli anche occasionali, perché con il Covid non ci si può riunire. Il consigliere regionale adora politicamente Pietro Pastore. Ho capito, ma sono nomi che verranno messi sul tavolo e che sui quali si ragionerà. Anche perché poi chi entra poi esce cardinale. È chiaro che nomi fatti, come si suol dire sempre in politica, nomi fatti subito sono quelli che vengono bruciati subito. È anche vero che di fronte a situazioni che potrebbero piacere, potrebbe verificarsi quello che poco fa mi dicevi tu, che ho detto tutto e non ho detto niente. Se tu mi vieni a dire che sarà Pastore, no, un nome che a noi non piacerà, a me non piacerà, a quelli con cui sto ragionando non piacerà, è chiaro che si crea una terza fase, senza per dire che questo ha abbandonato io il centrodestra. Può darsi che il centrodestra ha abbandonato Cannone. Potrebbe anche Cannone proporsi per il assolutamente del centrodestra. No, assolutamente no. Brutta. Per carità, ci mancherebbe altro, ma io ho sempre detto che non ho né la capacità, ritengo di non avere la capacità, né la voglia soprattutto. Quindi non vuol fare il candidato sindaco? Assolutamente no. Sembrava il contrario. No, assolutamente. Se vi ho dato questa impressione. Perché ride? Se vi ho dato questa impressione è perché evidentemente il mio impegno quotidiano, giornaliero, sulla politica di Italia può dare questo io. Ma vi assicuro, lo dico qui in presenza di telespettatori, in presenza di galantuomini, io non ho nessuna intenzione di avere la possibilità di fare il candidato sindaco neanche nel mio condominio.
Non si butti così a terra. No, ma non mi sto buttando a terra. Posso avere, interesse a dire che non farò mai il candidato serio. Come? Questa è impressione. Questo è un consiglio comunale, posso essere d'accordo con il mio intervento? Chi era? Non mi sfugge. Lasciamo perdere. I fatti, ma non i nomi. Io dico semplicemente che questa cosa però mi fa molto piacere. Sai perché? Perché evidentemente il mio impegno quotidiano nella politica giornaliera territoriale fa sì che la gente possa pensare che ho... No, ma io apprezzo, io credo, tu sei una persona preparata, poi su, preparato, sugli diciamo, aspetti si può... No, io dico, se io sono arrivato al punto oggi, nel 2020, io sto rimpiangendo, e l'ho criticata aspramente, la Prima Repubblica. Perché noi avevamo uomini di Stato che possono aver fatto quello che hanno fatto, da ambo le parti, ma avevano una dignità istituzionale. Quando posso parlare, dico di centrodestra, di destra, di sinistra, di centro, di destra, di sinistra, quando si parlava di un Andreotti, quando si parlava di un Craxi, quando si parlava di un Berlinguer, quando si parlava di un Almirante, stiamo parlando di figure davvero con gli attributi. Luigi, io ti voglio ti dico di più rispetto a quelle che saranno le scelte prossime future sia del centrodestra, di altre forze politiche che si proporranno a governare questo territorio. Toni Cannone potrebbe anche decidere di non candidarsi più. Quindi figurati se ho intenzione di fare il candidato sindaco, anche perché, come diceva qualche uno in televisione più famoso di me, preferisco vivere. Ma non è che si muoia facendo il candidato sindaco, ma non si vive bene. Onori e oneri. Lo so. Capisco invece l'esperienza di candidato sindaco. Fatta una volta, ho preso poco meno del 4%, che significa che il 96% della città non mi voleva, quindi ce l'ho già dato, diciamo. Magari io ci penso. Però di contro bisogna anche dire che chi è stato sommariamente bocciato alle elezioni amministrative a Taranto ha fatto anche il vice sindaco a Taranto. Chi ha fatto il... Dico, bisogna anche dire che il 96% non ti ha voluto sindaco di Taranto. Però bisogna anche diverse. Bisogna anche dire che chi è stato sonoramente bocciato alle elezioni presentando ha fatto anche il vice sindaco. L'assessore, cosa lo nomina il sindaco? È giusto che faccia, continui a fare il giornalista, o potrei inutile? Ma io non ti vedo. Ma chiedo così, fermo restando che i giornalisti in molti casi sono diventati abili politici, quindi anche tu hai un diritto costituzionalmente protetto di candidarti, ci mancherebbe altro. Io non ti so vedere in un altro ruolo se non quello di pulce giornalista d'assalto. Pulce in senso positivo, cioè di quelli che vanno lì sul pezzo, si attaccano, si mettono. Ma io dovevo fare altro nella vita. Poi è chiaro che ci mancherebbe, hai tutte le capacità per fare anche altro. Comunque quindi... io dico che Taranto, al di là di tutto, io penso che... Scusa, dopo l'esperienza dei parlamentari che abbiamo avuto all'ultimo giro, credo che tutti quelli che stiamo qui in questo studio possiamo fare sicuramente i parlamentari. Non i parlamentari, i ministri. Cioè, noi abbiamo avuto veramente l'ultimo giro dei parlamentari. E dico di più: se me l'avessero detto 10 anni fa, io mi sarei messo a ridere. Avrei detto che stavano scherzando. Se ci dovessero essere il sistema in Germanicum con lo sbarramento e ancora peggio con le liste sbarrate. Vabbè, intanto i parlamentari si sono ridotti, da 1600. Ma con le liste sbarrate, se il PD o la Lega o Fratelli d'Italia, tanto per dire, decidono di candidare, di mettere nella parte alta eleggibile il cane Max va in Parlamento. Sì, ma l'abbiamo già vissuto alle ultime elezioni, perché così abbiamo votato. No, ma dico, quella legge elettorale non è che abbiamo votato con le preferenze. Così stiamo per votato. Finire. Cannone, una cosa però la devo dire. In città ci sono molti lavori in corso, è un cantiere, questa è una cosa positiva. Certo, chiaramente, voglio dire, io non voglio far meriti, perché sono stato anche lì un duro oppositore dell'amministrazione Stefano, ma Stefano ha grossi però meriti. Però devo anche dire che è anche facile governare quando ci sono i soldi. E perciò stavo dicendo appunto questo. Non sono certo io che darò i meriti a Stefano, perché anche con Stefano sono stato un durissimo oppositore rispetto alla sua
conduzione amministrativa della città di Taranto, però oggi questa amministrazione gode del grosso lavoro fatto da quell'amministrazione, gode del fatto che per 10 anni è riuscito a portarci fuori da quello che fu il dissesto, o perlomeno riuscire in qualche maniera a far trovare dei soldini oggi in questa amministrazione. Grazie, lo devo dire, non perché è qui, ma lo devo dire perché io do sempre onore al merito delle persone, grazie anche al lavoro che lui conduce nella commissione bilancio, c'è la possibilità oggi di avere un po' di denaro liquido, e con il denaro liquido è chiaro che bisogna saper fare le cose, perché se tu fai il denaro e non produci nulla sarebbe veramente una condanna. Totale. Quello che però io voglio puntualizzare, se ci solleva un po' di questi fuori bilancio, ben vengano questi lavori pubblici perché fanno bene, però per esempio per certe situazioni io più che interventi diciamo preferirei, sarebbe auspicabile una programmazione come dire organica, la città vecchia. Ben venga il lavoro qui, il lavoro lì con gli stanziamenti del CIS, però occorre una rivisitazione completa. Scusa se ti interrompo un attimino Luigi, bisogna anche dire che l'asfalto delle strade, le cose vengono anche da somme dell'ENI che è stato dato al ristoro al Comune d'Italia e che sono obbligatoriamente da usare per quei lavori. Però io su questo, sulle ciappette, in senso che l'ENI vuol dare alla città di Taranto quello è un altro discorso, la quello è un altro discorso, è chiaro, però voglio dire quei soldi che sono stati dati sono vincolati a fare quel determinato lavoro. Certo, quando poi si usano quei soldi per fare le piste ciclabili, quel barbaro muro che sono state qui fatte, per esempio, io voglio essere obiettivo, ho detto ben vengano quei lavori pubblici, però le piste ciclabili si possono allocare laddove è possibile allocare, non è il formaggio che si Luigi, butta così. Se noi anche qua, se non scontentiamo qualcuno non cambieremo mai. Quella pista ciclabile via Regina Margherita è un pugno. Devi essere onesto, è stato fatto un obbrobrio. Prima che la dobbiamo vedere finita. Per via del Covid, non so se tu hai avuto opportunità in questo ultimo periodo di passeggiare sul lungomare di Taranto. Dove sta il chioschetto lì, è piazza dei Bagli, è quella dove c'è la fontana, è un obbrobrio perché il marciapiede è stato ristretto tutto verso la ringhiera, perché dall'altra parte c'è la corsia a venire e poi c'è la corsia a andare, poi ci sono gli alberi in mezzo, quindi tu hai soltanto quel pezzettino. Fermo restando, ripeto che queste scelte le fanno i tecnici, anche qua non li facciamo noi. Vediamola finita, perché lì c'è stata una progettazione. Lì guarda e dice per favore. Vediamola finita, poi alcune cose possono anche non convincere me. Io volevo stare però sul ragionamento generale, no? Perché si è detto, e apprezzo anche la correttezza con cui l'ha detto il consigliere Cannone, che c'è stato un lavoro, sicuramente un lavoro anche dell'amministrazione precedente. Noi la cosa che stiamo cercando di fare è quella di tenere a bada le entrate, perché una delle cose che i cittadini non vedono, ma che è fondamentale, come tra l'altro in ogni famiglia, bisognerebbe ridurre qualche tassa, però lo so magari tutto potremmo fare, però noi abbiamo fatto rispetto al dissesto, d'accordo, però poi non potremmo avere i servizi, no? Quindi da questo punto di vista noi abbiamo tenuto con molta attenzione il sistema delle entrate, con una serie di cose che non sto qui a spiegare perché entrerei troppo nel tecnico, però che ha consentito di fare alcune operazioni. Abbiamo ridotto di molto la massa debitoria del dissesto, anche là con una serie di operazioni, di scontri con le banche, quindi che ci ha consentito. Ovviamente questo ha portato a liberare delle risorse che adesso si stanno investendo in lavori pubblici. Io vorrei ricordare, perché poi voi citate le strade, ma io vorrei ricordare una cosa che su cui sono stato poi anche promotore: il campo scuola si sta realizzando interamente con fondi del Comune di Taranto, quindi quell'opera è dei cittadini di Taranto che la stiamo pagando con il bilancio comunale. Ho capito, qualche cosa si perde in un bicchiere da fare, non è che quello che sta facendo il Colosseo, ma sto seguendo il ragionamento nel dire che noi siamo un'amministrazione che non è che dobbiamo risparmiare, ci dobbiamo fare il gruzzoletto. Quello che risparmiamo, quello che riusciamo a ricavare, dobbiamo fare poi investimenti.
Che sono? Anche perché se no Menucci la prossima volta come si ricandida? Deve dire pure ho fatto però, questo. Però tu hai detto che non è soltanto il lavoro di Menucci, certo, ovviamente lui è il protagonista, certo, però è poi un lavoro di squadra che stiamo portando avanti. C'è chi magari riesce a farsi il selfie e c'è chi non si fa il selfie, ma è un lavoro che ti possa assicurare Luigi che è di squadra, che stiamo portando avanti. Siamo in conclusione, voglio però così sottolineare, lanciare un appello. Io sono stufo, mi sono rotto le scatole di vedere le aziende che realizzano interventi di utenza che sfregiano, che stuprano le nostre strade. Lo diciamo, vanno cacciati a calci in culo, passatevi l'espressione, perché diciamo non è possibile, non è possibile vedere, cito un esempio, ma ce ne sarebbero a migliaia, in via Pupino, angolo via Pitagora, non so quale azienda ha effettuato dei lavori sul manto stradale, è stato asfaltato, è stato gettato del cemento nella maniera peggiore, un invalido che abita lì cade e inciampa con la propria carrozzina puntualmente, la ditta non si è degnata non solo di rimuovere questo schifo di cemento, ma neanche di fare l'asfalto. Lo diciamo ripetutamente. Allora a questo punto, scusatevi, in questi casi occorre il metodo CITO. Allora, scusa Luigi, Luigi, noi abbiamo, perché non è possibile, Luigi, diventare ostaggio di queste assassine. Che c'è una squadra che cerca di, però anche qua facciamo un poco di chiarezza. Intanto noi abbiamo a Taranto uno dei regolamenti più rigidi d'Italia, che dall'altro è stato anche contestato alle ditte rispetto alla manomissione del suolo pubblico. Dopodiché la realizzazione di queste opere viene considerata dallo Stato e dalla legge italiana come opera primaria, sì, in cui il comune non si può, non si può rifiutare. No, no? Ma non mi devi dopodiché, tipo Corso Umberto che si sta rifacendo completamente, dopodiché si sta cercando di intervenire. Sicuramente non abbiamo la capacità di controllare tutti i lavori per una serie di vicende, perché anche qua dovremmo dopo che Cristiano è caduto, ma che danno si sa, ma accade l'indomani, cioè, scusami Dante, perché dici che non abbiamo la capacità di controllare? C'è un programma ben stabilito in cui la ditta, per esempio, che ha fatto la fibra ottica, per esempio, la ditta ha detto noi faremo giorno 1 tutte via Umbria e via Le Trentine. Come fai a non saper controllare? Tu lo sai, scusami, che il giorno 1 ci sei là, mandi una squadra di vigili alla fine del, come si chiama? C'è un programma, c'è un programma su cui tu puoi andare a controllare. Vabbè, santo cielo. Altrimenti lasciamo al libero arbitrio, fate quello che volete. Sbancando tutta la città perché c'è un'infrastruttura. Ho capito, ma c'è quella fibra ottica. Ma c'è un programma. Non è solo il tagliare, tra virgolette, il manto stradale. Lo viene violentato, cioè i lavori di rappezzo sono fatti in maniera mostruosa. Ma ci sono, questi devono rispettare un regolamento, se non lo rispettano vanno denunciati, vanno perseguiti, però vi posso assicurare che non è un lavoro semplice. Io purtroppo sono il primo che ogni giorno fa queste denunce. Quindi il problema è che sicuramente dobbiamo migliorare, abbiamo anche detto che le forze dei dipendenti comunali, le ditte sono stati richiamati, però purtroppo Dante, è una guerra di ogni giorno. Rispetto a quello che si vede in Corso Umberto, e quello che si vede in via Pitagora, quello che si vede in via Pupino, e andiamo dalle zone di via Diego Belus, via Nettuno, uno scempio totale, perché sono vie che non vengono frequentate. Invito i cittadini a denunciare dai VIP, non vengono frequentate quelle vie. Ognuno deve denunciare, perché sicuramente si interverrà anche là. Siamo in conclusione. Devo dire, una bella puntata, abbiamo affrontato vari argomenti, diciamo il ruolo del comunità, del Consiglio Comunale, visto dall'ottica della maggioranza, visto dall'ottica dell'opposizione o minoranza che dir si voglia, poi ovviamente questa figura del Comune di Taranto ovviamente dà in rapporto a entità superiori, quali appunto la Regione o ancora meglio, dovrei dire ancora peggio, il governo. E allora ringraziamo l'avvocato Dante Capriu, grazie a voi per l'ospitalità, comunale di maggioranza con la lista per Taranto, ringraziamo il dottor Toni Cannone, vicepresidente del Consiglio Comunale, grazie a voi, libero nella minoranza, civico. Bene, è tutto, che dire?
se Dio lo vorrà, ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale Telesud, canale 115 del digitale terrestre, ma ovviamente poi ci sono i social, c'è il web in cui siamo visibili, apprezzabili e disprezzabili per tutto il tempo che vorrete o non vorrete della vostra vita. Buona serata.